Sindaco Simone, buongiorno intanto. Oggi buongiorno Marco. Buongiorno a te. Tutti. Buongiorno. I ragazzi della tua scuola media chiudono l'anno scolastico difficile e travagliato con una lezione importantissima. Con una lezione salvavita. Salvavita, perché grazie all'SOS, grazie al 118 Areo, soprattutto grazie alla sensibilità degli insegnanti, perché non è mai così scontata. Sì, è vero, infatti. Sono quelle manovre che loro imparano in una giornata tra virgolette leggera, però che ti possono consentire veramente di salvare delle vite. E in un momento come questo, essere pronti in ogni situazione credo che sia la cosa migliore, Marco, veramente. Sì, in effetti loro imparano, vedete, stanno facendo proprio le manovre che servono proprio nei casi di emergenza per tenere in vita una persona. Sì, hanno fatto prima una lezione in classe con l'app 112 Areo, come chiamarle, tutto quanto. E adesso le stesse classi che hanno fatto l'ora in teoria fanno la pratica qui all'esterno. Se una persona respira o non respira, le varie cose le hanno già fatto, i vari casi, si sono prestati i ragazzi. Infatti non ho mai visto così tante mani alzate quando hanno detto chi fa il volontario, perché non era così ai miei tempi. Di solito non era così, però attraverso una giornata tra virgolette leggera, negli ultimi giorni di scuola, come hai detto tu, dopo un anno difficile, loro però possono imparare a salvare delle vite. Se non salvare delle vite, almeno sapere cosa devono fare. È un messaggio importante, Sindaco, no? Effettivamente anche dal punto di vista sociale, perché poi se loro sono piccoli, fanno le medie, quindi però se iniziano a imparare a focalizzare queste cose, poi loro sono veramente delle spugne, assorbono e portano a casa. Dal punto di vista della tecnologia ci bagnano il naso, quindi il telefonino ce l'hanno sempre lì. Se ce l'hanno lì e riescono comunque a chiamare l'adulto oppure già fare loro con la geolocalizzazione come hanno detto, effettivamente è un valore aggiunto. Se lo imparano a questa età, lo imparano veramente per tutta la vita. Poi abbiamo la nostra presidentessa che è sempre sensibile per il tutto. Adesso la sentiamo. Grazie Sindaco. Grazie a te Marco. Grazie.